Tutti dicono vado all'estero, in Italia si sta male, in Italia tutto non va bene, si lamentano in tanti. Io invece sono qui per il motivo contrario. Io invece voglio tornare in Italia. Nell'epoca dei cosiddetti cervelli in fuga, ecco una voce fuori dal coro, quella del 48enne piacentino William Cappello, che dopo 28 anni trascorsi in Scozia, dove si è trasferito nel 1996, ha deciso di fare ritorno nel suo paese d'origine. Eppure, nonostante una vastissima esperienza come sales manager nel settore dell'oil and gas, il suo piano sta incontrando non poche difficoltà. Ho fatto alcuni colloqui in Italia con alcune aziende, non tante, due o tre in passato, negli ultimi 10 anni. Ho avuto un buon feedback, ottimo. Il problema è che di solito quello che mi viene detto è chissà quanto vuole di stipendio perché è abituato all'estero. Ho notato che in Italia le persone con un background quindi commerciale, non tecnico, fanno più fatica ad entrare in aziende che si occupano nel settore energia, oil and gas. Infatti, molte persone che conosco basate in Italia sono tutti ingegneri. Io ingegnere non lo sono, però a livello di conoscenza del mercato, a livello di lingua inglese, che io scrivo e parlo perfettamente, ma anzi meglio dell'italiano forse, sicuramente io potrei dare molto a un'azienda in Italia, però non ho mai avuto l'opportunità. Ma nonostante i mille scogli da superare, non ha intenzione di abbandonare il suo viaggio, al contrario. Tutti vanno all'estero perché dicono che in Italia si sta male, è vero, l'Italia avrà le sue pecche, ma anche molte cose positive. Come vivere in Gran Bretagna è tutto positivo, sì, gli stipendi sono più alti su certe cose, sì, ma dal post-Brexit è un disastro. Non è che poi tutto, come si dice, tutto l'erba del vicino è sempre più verde. Si sta bene anche in Italia, se potete tornare, tornate. Giovani che volete andare, andate, perché comunque l'esperienza estera è sicuramente essenziale per crescere, per imparare la lingua, per imparare nuove esperienze, quindi partite. Però vorrei anche far notare che siccome ci sono leggi, ci sono molte persone, i governi variano, diciamo, provate a incentivare il ritorno di persone in Italia, beh, io sono qua, fatemi tornare.